Siamo qui davanti all'Aula Magna dell'Università di Pavia con il professor Franco Frabboni. Qualche giorno fa alcuni giornali nazionali sul sito del Ministero è comparsa una I che si è volatilizzata. È una prima I che se ne va. Secondo lei, dopo gli annunci delle famose 3 I, come consideriamo questa eliminazione dell'internet, dell'informatica, della tecnologia a livello di scuola primaria di primo grado? Impresa. L'informatica e l'inglese sono strumenti fondamentali, utili, ma non sono le grandi mission, finalità della scuola. Non vorrei che ci fossero dei tanti trucchi, cioè che si tolgono, ripeto, ore e quindi la possibilità di acquisire questa competenza, ed è sbagliato. È vero, si può anche stabilire che l'orario scolastico viene anche dimezzato perché l'altra parte i ragazzi lo fanno a casa in online. D'altro canto, se lo fanno in online devono avere anche la competenza, evidentemente. Di fronte a una scuola che brucia, una scuola svuotata, una scuola, è vero, che è in fondo rapinata delle sue cose principali, la questione del computer, che ripeto va stigmatizzata e quindi valutata in negativo, non è, vero, fra i più grandi misfatti che sta facendo l'attuale ministro. Abbiamo in questi giorni la discussione a livello più di società civile sull'esistenza di ronde. Pochi mesi fa un rappresentante di alcune forze politiche parlava di classi ponte. Viene considerato un problema della sicurezza, ritornerà ancora la discussione sulla emarginazione dei bambini non italofoni all'interno della scuola primaria. No, io spero veramente che ci sia una tenuta democratica complessiva del Paese su tanti fronti, a partire da questo evidentemente. Il mio punto di vista è che l'attuale governo costruisce, diciamo, chimicamente una serie di mostri. Mostra la magistratura, mostra l'università, mostra anche la scuola, mostro ovviamente, vero, il ragazzo che proviene da altre etnie, dal ragazzo che proviene da altri paesi e quindi a partire dall'extracomunitario. Un insieme di mostri, perché gli mostri creano paura, i mostri creano insicurezza, e allora, siccome è tutto poggiato sulla sicurezza, vi diamo sicurezza e ci vogliono i mostri, perché in realtà il paese fibrilli in qualche modo in quella direzione. Dobbiamo difendere coi denti l'integrazione, l'inclusione, ed evitare che cosa? Che è quella che è l'operazione che si sta facendo adesso, sì, per certi versi all'inclusione, però con la separazione. Il concetto di separazione sta venendo fuori con forza attualmente. Uno, lo sappiamo, con le classi ponte, per esempio, un elemento di separazione, no? Con gli handicappati si parla di classe per disabili e classe non per disabili. Si comincia a parlare di divisioni a scuola tra classi maschili e classi femminili. Il paesaggio diventa molto chiaro a questo riguardo, no? Quindi una scuola che viene stravolta anche nei suoi valori di fondo. Un'ultima domanda. All'inizio del 2008, prima della riforma Gelmini, lei scrive un libro intitolandolo Una scuola possibile. Oggi, a un anno di distanza, questa scuola è ancora possibile? Credo comunque, per quanto riguarda la scuola, che la scuola reale, la scuola della periferia, la scuola militante, la scuola in carne e ossa è molto più forte della scuola formale, delle politiche anche scolastiche. L'isola che già c'è, che è quella che in fondo è stata costruita negli ultimi 30 anni, a mio parere, del secolo scorso, e si possa tornare ad approdare in quell'isola, anche se adesso in qualche modo siamo stati sbattuti in mare aperto. Ho molta molta fiducia, perché vedo, girando per l'Italia, come questa Italia degli insegnanti, degli studenti, quando si parla di secondaria, dei genitori, è un'Italia compatta, un'Italia che protesta, un'Italia che è stanca di sentirsi continuamente derubata, come qui oggi per la scuola svuotata, di un sistema formativo per i propri ragazzi e per i ragazzi, insomma. Va bene, grazie professor Frangoni, grazie per essere venuto a Pavia.